Bentornati. Oggi, come promesso nel video scorso in cui vi mostro un po' di acquisti che ho fatto, voglio parlarvi della mia situazione attuale dei capelli. Ovviamente vi lascio il link al video precedente. I miei capelli in questo periodo sono strani, sono stranissimi, sono ingestibili, sono brutti, sono, non lo so, non mi piacciono per niente. Sicuramente sarà stato il periodo particolarissimo della mia vita, quindi i capelli sicuramente, anzi molto probabilmente, ne hanno risentito. Come ho detto anche nel video scorso, la cosa più brutta che mi dà fastidio è che mi ritrovo delle ciocche di capelli corte, tipo questa. Stessa cosa ce l'ho dietro. Sono davvero, non lo so, in estrema difficoltà, quindi ho dovuto acquistare un po' di prodotti per cercare di riparare un po' la situazione, per cercare di farli riprendere, perché così, per quanto mi riguarda, sono davvero, non mi piacciono, non li ho mai avuti così, quindi sto soffrendo tantissimo di questa cosa. Per questo, in realtà, questi prodotti li sto provando da pochissimo tempo, parlo di quasi tutti li sto provando da poco. Alcuni sono prodotti che utilizzavo prima, che comunque utilizzo quando faccio maschere, insomma, vabbè, andiamo per ordine. Partendo dallo shampoo, come shampoo mi sono affidata questa volta a Kerastase. Sto provando questo shampoo in particolare, il Bane Extensionist, il Resistance. Allora, il mio dubbio era tra questo e la versione per la caduta anticaduta. In realtà il mio problema adesso non è l'anticaduta o la caduta, quanto più cercare di rendere forti i miei capelli. Questo qui appunto è indicato, infatti sia sul sito, io l'ho preso da Amazon, vi posso lasciare tranquillamente i link in basso, è consigliato appunto per da donare, soprattutto alle lunghezze, una forza maggiore appunto. Lo sto utilizzando da poco, la cosa che mi piace è appunto il profumo, molto 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 fresco, e sì, quello che diciamo promette è dare una resistenza maggiore ai capelli. Per quanto riguarda invece, andiamo per step, per quanto riguarda invece la maschera che sto utilizzando da poco, io di mio utilizzo sempre la L'Oreal Professional, quella nel tubettino. Mi è terminata e sto utilizzando questa qui, Fito, la Photodensia, e questa qui invece è consigliata, è ideale per dare maggiore densità al capello. Io l'ho presa anche lei da Amazon, tutto quello che ho preso negli ultimi tempi l'ho preso da Amazon, anzi quasi tutti i prodotti li ho presi da Amazon. E questa linea qui, Photodensia, c'è sia la maschera, c'è anche lo shampoo, ci sono anche altri prodotti. Questa qui è appunto ideale per andare a dare una densità maggiore al capello e al cuoio capelluto. Chiaramente io la maschera la applico soltanto sulle lunghezze. Anche di questa qui adoro tantissimo la profumazione. Fito, a differenza di Kerastase, che non è naturale come shampoo, non ha ingredienti naturali, Fito invece è come concetto proprio di base ed è l'unica marca di cui io posso dire di essermi trovata molto molto bene, pur essendo naturale. All'interno tutti i prodotti e ingredienti naturali, ma devo dirvi che a differenza di molti altri shampoo, altri prodotti per capelli, Fito è davvero molto molto valida. Si trova anche in farmacia, io come vi ho detto l'ho presa da Amazon, non ricordo benissimo i prezzi, non sono prodotti che costano pochissimo, pur essendo prodotti per capelli, però io sono in estrema difficoltà, devo correre ai ripari, quindi non mi interessa, ecco. E quindi insomma vedrò anche questa qui come si comporterà. Poi, sempre di Kerastase, come prodotto per lo styling, sempre della linea Intense Extensionist Resistance, insomma, stessa linea dello shampoo, ho preso questo prodotto che si applica a capello bagnato o umido prima di fonarlo, prima di fare appunto la piega. Promette lui anche di dare una lucentezza maggiore, di dare questo effetto capelli forti, e anche come anticrespo non è per niente male. Io spero che riusciate a vedere bene i prodotti, perché con la ring light non lo so, però spero di sì.
Sì, è anche molto molto valido, io l'ho preso anche perché vado a stressare anche con il calore il capello. Questo qui è consigliato anche per come un dermoprotettore, quindi un termoprotettore, ho detto dermo? Un termoprotettore, e quindi proprio perché i miei capelli ho paura di stressarli ulteriormente, questo prodotto mi aiuta a proteggerli dal calore del phon, ecco. Poi, questo quando faccio, diciamo, mi sto mostrando tutto quello che utilizzo quando lavo i capelli. Subito dopo questo prodotto utilizzo anche questa è la New Entry, sempre di Phyto Oo, quindi accoppiata sempre alla maschera della stessa linea Phyto Densia. È un siero rimpolpante. Questo qui è consigliato utilizzarlo tipo 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, quindi quando lavo i capelli. È tipo un siero perché si applica con il contagocce, a capelli, mi dice anche asciutti o comunque umidi. Io subito dopo aver applicato questo prodotto qui, li fono un pochettino e poi ci applico questo prodotto dalla radice alle punte, soprattutto alla radice perché vado a stimolare anche un po' il cuoio e anche sulle lunghezze, perché l'obiettivo è quello appunto di rimpolpare il cuoio capelluto, ma le lunghezze stesse. Il profumo è molto buono, mi piace molto questo perché lo applico ma non ho nessuna sensazione di fastidio, di prodotto sulla cute, perché di solito ho provato anche altri prodotti tipo quelli di Davines per l'anticaduta. Quel prodotto ad esempio si sentiva che l'avevo applicato e quasi mi sporcava un po' di più il capello. Questo prodotto invece non lo sento assolutamente. Una volta applicato e aver massaggiato per bene i capelli dalla radice alle punte, non mi dà nessuna sensazione di aver applicato un ulteriore prodotto e non me le appesantisce proprio. Quindi lo trovo davvero molto molto buono. Anche di lui non so bene il prezzo, anche lui l'ho acquistato da Amazon. Li trovate tutti comunque su Amazon, sul sito stesso di Phyto Oo, quindi li trovate, sono abbastanza reperibili. Quindi questo è quello che io quando lavo i capelli applico sui miei capelli. Pur avendo applicato tutti questi prodotti sui miei capelli, devo dire che restano puliti per 3 giorni, 3-4 giorni, li lavo 2 volte a settimana. Non sento assolutamente i capelli appesantiti, anzi li sento molto molto morbidi. E quindi per il momento, ripeto, saranno 3-4 applicazioni che faccio con questi prodotti, tutti e quattro insieme. E devo dire che il risultato non mi dispiace, spero insomma di avere dei risultati in futuro, insomma, di quelli che desidero. Poi, come prodotti extra lavaggio, insomma, quindi le maschere che faccio durante la settimana, utilizzo anche, lo faccio quando posso, l'Olaplex, anche lui è quasi terminato, il numero 3. L'Olaplex in genere io lo applico con il mio parrucchiere quando insomma o faccio dei riflessanti o insomma qualcosa di un po' più particolare al capello, soprattutto riflessante. E lui di solito mi fa tipo il numero 1 che penso che vada con il trattamento, il 2 che penso sia una maschera e poi il 3 che è un'altra maschera, suppongo. Comunque io utilizzo soltanto il 3 e lo faccio a casa e lo faccio quando posso. Ultimamente sto cercando di farlo il più possibile. Io consiglio di utilizzarlo e di applicarlo più ore possibili. L'obiettivo di questo prodotto è quello di andare a chiudere le doppie punte. Io avendo i capelli molto molto sottili, le mie doppie punte appaiono dopo pochissimo che le ho tagliati. Invece con lui riesco un po' a rimediare perché appunto mi va almeno apparentemente, perché in realtà non è che le chiude e restano chiuse, apparentemente me le chiude, quindi è più difficile che si vadano a spezzare. Consiglio anche di applicarlo appunto per tante ore. È capitato anche a me di applicarlo tutta un'intera notte e devo dire che l'effetto si vede, quindi più lo tenete in posa più effetto avrete, quindi questo sicuramente. Mi dispiace soltanto che la boccettina è piccolina. L'ho acquistato anche questo qui da Amazon, ma lo trovate anche penso su Sephora anche, ma io lo prendo sempre da Amazon. Questa è la seconda che acquisto. Quando mi termina la riacquisterò. E anzi, io a volte che faccio con questo prodotto, anche quando faccio delle maschere particolari, che ne so, degli oli particolari, all'interno, tipo che ne so, mi è capitato di fare una maschera con Olaplex numero 3,
Olio di ricino, olio di argan, non ricordo che altro ci metto, comunque questo più o meno, questi sono i prodotti, le miscelo, mi faccio una maschera bella intensa, importante, ecco, perché l'olio di ricino si sa, va a stimolare il cuoio capelluto, lui mi aiuta sulle lunghezze, e quindi insomma, più ingredienti ci sono all'interno di una maschera, possibilmente naturali, lui non è naturale, meglio è, chiaramente. Quindi lui come maschera una tantum. Poi, di questo vi ho parlato anche altre volte, faccio anche uno scrub, io prendo sempre questo qui, che è della Biopoint, non ne conosco molti. Allora, di questi non è consigliato fare un largo uso, io che ne so, faccio un mese, una settimana sì, una settimana no, di lavaggio, quindi prima di lavare i capelli, prima di fare lo shampoo a capelli asciutti, applico questo scrub che mi va appunto ad eliminare la pelle morta, che ne so, se avete la cute un po' disidratata, desquamata, è perfetto. Risecca un pochettino, devo dire la verità, ecco perché poi ci applico tutti questi prodotti, l'ho utilizzato tipo settimana scorsa, secondo me da solo con un semplice shampoo li va a seccare tanto, soprattutto sulla cute. Io ho i capelli secchi soprattutto sulle lunghezze, però io lo applico soltanto sulla cute, perché la cosa che mi interessa è andare a fare lo scrub soltanto sulla cute, sulle lunghezze non va assolutamente messo, però devo dire che mi piace, e poi anche mi rende i capelli un po' più leggeri, mi piace. Di solito anche quando vado in salone dal parrucchiere, mi capita, se non vado da parecchio tempo, perché ho l'abitudine di far venire il parrucchiere a casa, vado raramente nei saloni perché non mi scoccia aspettare, capita però quando vado, in uno nello specifico, che magari mi fa dei trattamenti, tra cui un peeling e vari trattamenti. Quando ho bisogno di fare dei trattamenti un po' più importanti, vado al salone. Però il peeling è molto molto importante, molti dei miei parrucchieri me l'hanno consigliato, quindi quando vi capita, anche una volta al mese, è giusto farlo. Io però, ripeto, lo faccio per periodi brevi, altrimenti vado a stressare troppo il cuoio capelluto. Poi ho acquistato adesso, cioè da poco, ve l'ho anche fatto vedere nel video degli ultimi acquisti di Look Fantastic e di Sephora, nel video che vi ho linkato su e che vi linkerò, ho acquistato questa maschera. Ed è una maschera, come vi ho già anche detto nel video precedente, al burro di karité, alla menta e all'olio di ricino. Vi ho già detto che è della marca Showmoustre, e non l'ho ancora provata, questo è l'unico prodotto che non ho provato, come vedete, ed è una maschera che intendo fare quanto prima, perché appunto questa maschera promette donare un effetto appunto di fortificare molto il capello e di andare a farli crescere insomma in maniera sana, soprattutto diciamo i nuovi capelli me li farebbe crescere in maniera sana, insomma questo è l'obiettivo. Non l'ho mai provata questa azienda, è un'azienda nuova per me, quindi non so dirvi nulla al riguardo, di questo ve ne parlerò poi in seguito, perché questa è la diciamo, ho voluto fare questo video soprattutto prima ancora di avere gli effetti, per vedere insieme quello che accade, cioè li vedete adesso i miei capelli, vedremo fra 3-4 mesi la mia situazione dei capelli, quindi questi sono i prodotti, questi saranno i prodotti che utilizzerò in questo periodo, potrò cambiare, che ne so, lo shampoo, ma non credo, cioè voglio utilizzare questi prodotti da qui a un periodo più o meno lungo, quindi vedremo anche questa maschera che cosa insomma sarà in grado di fare, e vi farò sapere. Poi inoltre, non ce l'ho qui perché l'ho dimenticato di là o in borsa, attualmente sto anche assumendo degli integratori in pillola, in particolare, magari vi lascio una foto, sto utilizzando le compresse della Bionique. Io di solito ho sempre acquistato e fatto le cure per periodi tipo di 2-3 mesi, ma di solito sono 2 mesi, di Phyto. Le compresse, ve le ho mostrate anche altre volte, le compresse di Phytopharen dovrebbe essere il nome preciso, però questa volta non so perché, insomma in farmacia, la farmacista mi ha consigliato di provare queste nuove compresse, questi nuovi integratori, a differenza delle Phyto che sono completamente naturali, queste qui della Bionique non sono naturali, però insomma lei mi ha detto che sono molto molto valide, le sto provando, in realtà devo dirvi la verità, non sono stata bravissima perché le ho prese tipo più di un mese fa, ma non ho avuto, cioè non sono stata molto costante perché mi dimenticavo, ero sempre fuori, ho avuto il mio periodo che insomma vi ho già detto molto molto difficile, quindi non sono stata molto costante.
Però nelle ultime settimane le sto assumendo ogni giorno, dopo ogni pasto, diciamo, completo, due, no, una al giorno. Sono più o meno 60, quindi si tratta di 2 mesi di cura. Vedremo anche se, insomma, anche questi integratori riusciranno a dare il loro apporto, supporto. Allora, detto ciò, io direi a questo punto, fra 3-4 mesi, vediamo un po' come va la situazione, vediamo un po' tutti questi prodotti messi insieme, che cosa riescono a fare. Tenete presente queste ciocche cortissime che ho dietro, vediamo fra 3-4 mesi come sono messa, vediamo io anch'io come vedo i miei capelli, come li trovo, anche al tatto. Devo dire, attualmente li sento molto molto morbidi, districatissimi e morbidissimi, questo sicuramente non ho di quei problemi, però io vorrei che fossero molto più forti, che cadessero il meno possibile e che queste ciocche orribili che ho dietro, perché non voglio effetto scalato e doppio taglio, vadano assolutamente via. Spero che con questi prodotti io riesca a risolvere, spero, lo spero di cuore e nulla, spero di esservi stata utile. Vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao!